Questo programma è offerto da Buonasera, bentrovati su Extra Time. Anche questa sera torna puntuale l'appuntamento con lo sport di casa nostra. Domenica è arrivato un pareggio in quella che era probabilmente era una delle gare più attese di tutto il programma della giornata, obbligata a Palazzolo, che prometteva spettacolo per la caratura delle squadre in campo e per il momento che le stesse stavano attraversando. Dobbiamo dire che la fine, la gara non ha tradito le attese, probabilmente, ma questo è logico, i tifosi di Catesi sarebbero aspettati l'ennesima vittoria casalinga, ma è uscito fuori un pareggio spettacolare e con due squadre che veramente hanno giocato e onorato il calcio. Ne parliamo questa sera con Andrea Camilleri. Buonasera Andrea. Buonasera Peppe. E con Rosario Lamarca, protagonista suo malgrado di questa gara domenica. Buonasera. Buonasera Rosario, sei uscito dopo praticamente 14 minuti, mi pare, per un riacutizzarsi del dolore che ti aveva tenuto fermo. Intanto come stai? Ma per fortuna parte un po' la paura e diciamo l'infortunio di domenica. Già oggi la situazione è migliorata. È rimasta solo una contrattura, per cui credo di non essere a rischio per quanto riguarda diciamo di ulteriori infortuni, per cui vediamo come va la settimana, spero di essere a disposizione dell'allenatore per domenica. Andrea, quando è uscito Lamarca, il Legata stava conducendo per 1-0, dopo pochi minuti è arrivato l'1-2 del Palazzolo, un caso o comunque dico insomma... No, il Palazzolo... No, non è stata una coincidenza, non penso, cioè, con tutto il rispetto per Rosario. Sono stati due palloni che sono andati là davanti, uno Bonarrigo l'ha sfruttato alla grande, l'altro ha fatto un assist che un po' diciamo a letto non ha coperto l'uomo, magari Zummo non gliel'ha chiamato, non lo so. Comunque sono stati due gol in sequenza, ma la squadra ha reagito benissimo, infatti dopo quelle due azioni poi non sono più arrivati praticamente in porta né nel primo né anche nel secondo tempo, quindi la squadra si è messa bene in campo contro una signora formazione qual è il Palazzolo e concedere nell'arco di una gara due tiri in porta al Palazzolo, che sfortunatamente sono tramutati in gol, però bisogna dirlo, dico non è da tutti. Ecco, una gara che ha visto l'ottima prestazione, la conferma di Cricchio lì al centro del campo che ha sostituito proprio Lamarca a gara in corso e vedeva anche il ritorno tra i pali di Zummo che sostituiva lo squalificato Valenti. Andrea, la prestazione di Zummo? Zummo diciamo ha preso due gol, ma magari adesso li rivediamo. Nel primo non so se era leggermente fuori posizione, comunque c'era un vento molto forte a favore del Palazzolo. Sul secondo poi Arena ha trovato proprio l'angolo giusto. Per me il secondo era imparabile, magari sul primo si poteva fare qualcosa. Però alla fine Zummo ha fatto una buona prestazione, la difesa ha retto bene, quindi alla fine va bene così. Allora, vediamo il servizio di Licata a Palazzolo con i gol e le azioni salienti e poi torniamo in studio per commentarle. ...75 minuti pirotecnici e due gol per parte, poi prevale il detto chi si accontenta gode e così finisce con un salomonico pareggio il match d'alta quota tra Licata e Palazzolo. Licata che perde Valenti e Lo Monaco per squalifica e ritrova Lamarca dal primo minuto dopo un mese di assenza. Dunque spazio a Zummo, Scopelliti a letto, Lamarca, Armenio, Cocuzza, Vella, Grillo, Manfretti, Scione e Riccobono. Gialloblu che iniziano con il piglio giusto e dopo 3 minuti Vella semina il panico sulla destra, ma il suo traversone non trova alcun compagno. Al quinto si sblocca la gara, cross di Scopelliti sul secondo palo, tiro cross di Riccobono che trova il tocco di rapina di Tiscione sul quale nulla può farla.
Grande inizio per i ragazzi di Mister Balsamo, ma il Palazzolo non ne risente. Due minuti più tardi, assolo di Spampinato che dal limite lascia partire un diabolico tiro a giro che si stampa sul palo. Al quarto d'ora Tegola in casa Licata con la Marca che accusa lo stesso infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime giornate ed è costretta ad uscire. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 17 con Bonarrigo che dai 20 metri ha lo spazio per calciare a rete un pallone che supera Zummo. Gara in equilibrio che però si spezza subito a favore degli ospiti che dopo soli 3 minuti si portano avanti. Bonarrigo affetta la difesa con un'imbucata perfetta per Arena che non sbaglia. Il Licata prova a reagire ma il colpo di testa di Ricco Bono al minuto 23 su punizione di Grillo non crea troppi problemi a Ferla. Anzi, è ancora il Palazzolo a rendersi pericoloso con Spampinato che recupera la sfera e crossa in mezzo, a letto per poco, non la butta nella propria porta. Al 27esimo episodio da Moviola, la trattenuta in aria di Allocca su Tiscione sembra evidente, ma il direttore di gara, il signor Dio m'aiuto di Albano Laziale, ravvisa una scorrettezza del numero 10 giallo-blu, lasciando tutti di stucco. Sempre Tiscione protagonista al minuto 34 quando su corner di Ricco Bono si trova a colpire tutto solo di testa ma la conclusione non c'entra la porta. Altri 3 minuti ancora caos in area palazzolese ma Vella prima e Manfre poi non riescono a ribadire rete. Si gioca praticamente ad una porta, punizione di Ricco Bono dai 25 metri, Ferla risponde presente. Ultimo sussulto allo scadere dei 45 minuti Manfre stoppa da campione un pallone lanciato in mezzo ma poi conclude debolmente. Primo tempo dunque che termina con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa solo azioni di Marca giallo-blu. 4 minuti e Grillo lavora benissimo la sfera sulla sinistra, palla in mezzo con Armenio che la ributta dentro, senza però trovare una deviazione vincente. Passano 60 secondi ed è sempre Armenio a provare la conclusione, ma il tiro d'esterno gira troppo sfiorando l'incrocio dei pali. Al 64esimo viene premiata la volontà dei Balsamo Boys. Grillo pennella in mezzo, Ferla non respinge bene, ci prova Armenio senza fortuna, ma poi Ricco Bono non può sbagliare ed è 2-2. Il Liotta si trasforma in una vera e propria bolgia. Vella prova il gol della domenica dalla distanza, pallone fuori di poco. Ultimo sussulto della gara, sempre firmato Licata. Vella vede lo scatto di Ricco Bono che si invola verso Ferla. Egoisticamente l'ex acireale prova il tiro che l'estremo difensore ospite manda in angolo. Poi, con il passare dei minuti, le squadre rallentano e la gara termina senza ulteriori emozioni, con il triplice fischio che sancisce la fine delle ostilità e porta ad entrambe le formazioni un punto che accontenta tutti. E non si può dire che non siano mancate le emozioni in questo Licata Palazzolo, che veramente Andrea era atteso nell'ambiente, insomma, come una gara dai tanti risultati, ed effettivamente a un certo punto poteva starci qualsiasi risultato fosse uscito da questa gara, insomma, diciamo era un risultato plausibile. No, infatti erano due squadre che hanno giocato a viso aperto perché la classifica glielo permette, due squadre che hanno delle ottime individualità, ottimi impianti di gioco, squadre che segnano tanto ogni partita, quindi le premesse per una gara del genere ci sono tutte e così è stato. La fine è un risultato che ci può stare, anche se Licata ha avuto una supremazia netta per almeno tre quarti di gara. Questo bisogna dirlo, però è arrivato un pareggio, alla fine ci siamo anche accontentati perché gli ultimi minuti le due squadre hanno rallentato vistosamente, ma visto che la classifica va bene, diciamo che un pareggio non è per niente da buttare, poi contro il Palazzolo che sicuramente è una bella squadra. Rosario, il Palazzolo è una delle squadre forse più forti di questo campionato dal centrocampo in su e lo ha dimostrato, praticamente due disattenzioni o comunque della difesa delle Licate e due gol subiti. Sì, il campionato che hanno fatto lo dimostra, perché comunque sono stati tutto l'anno praticamente a ridosso dei primi posti. E tu hai parlato di centrocampo e attacco, però anche la difesa si è dimostrata all'altezza. E vedendo le immagini si vede soprattutto il secondo tempo, ma anche il primo tempo comunque di una squadra che era la nostra, che li ha attaccati da tutte le parti, e se poi alla fine loro sono riusciti a portare a casa un pareggio, comunque sia, bisogna anche dire che bisogna dar meriti ai loro difensori,
giocatori che anche al portiere, comunque alla loro fase difensiva, che è stata importante, perché non era veramente facile domenica uscire fuori da questo campo con un risultato positivo. Detto ciò, sicuramente la sensazione che ho avuto sin dai primi minuti, ma poi vedendo la partita e rivedendola adesso, è quella che comunque è stata veramente una bellissima partita, e a Licata sicuramente non ci poteva essere spot migliore per mandare, insomma, questi messaggi per quanto riguarda il Licata. È ovvio che vedere questa partita, giocarla e vederla da fuori, penso che sia stata una bellissima giornata. Due squadre che forse in campo hanno dimostrato di poter avere già le doti per fare campionati di categoria superiore. Sono stati bellissimi gol, ci sono stati assist di un certo tipo, Bonarighi ha fatto assist. Veramente è stata una bella partita piena di colpi, sicuramente di altre categorie. A un certo punto, Andrea, è stata una sensazione che abbiamo avuto dalla tribuna, che probabilmente è anche giusto, che i due tecnici si siano voluti a un certo punto accontentare verso la fine. Sì, poi le squadre hanno speso tanto. Erano molto, tra l'altro erano tanti in debito d'ossigeno. Quindi alla fine un pareggio per la posizione di classifica di entrambe le squadre, che sono quasi salde matematicamente, diciamo, con l'interregio che è abbastanza lontano, quindi un pareggio va bene. Palazzolo è venuto a giocarsi la partita, la stava vincendo, però un pareggio che ci stava. Allora, andiamo a vedere cosa ne pensano i due tecnici alla fine di questo Licata Palazzola nelle interviste del dopogara. Soprattutto mi ritengo soddisfatto per quanto riguarda la prestazione, perché oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grossa squadra. Certo, purtroppo il calcio è fatto di episodi, e gli episodi oggi hanno detto che doveva finire a pareggio. Ripeto, sono contento per la prestazione, un pochettino amareggiato per il risultato, perché alla fine forse meritavamo qualcosina in più per la grande mole di gioco che abbiamo fatto i secondi 45 minuti. Abbiamo cercato di chiuderla dal primo tempo, purtroppo siamo passati subito, anche se siamo stati bravi a passare subito in vantaggio, noi abbiamo subito, cioè alla fine, se andiamo a vedere la situazione di gioco che sono andato a creare, il Palazzolo in tutto l'arco dei 90 minuti ha fatto 3 tiri, di cui 2 reti e un palo. E come dicevo prima, l'episodio, i primi 45 minuti, anche se noi i primi 45 minuti siamo andati sotto immeritatamente, perché si poteva anche finire il primo tempo con un risultato di parità. A parte quando siamo andati sotto sul 2-1, gli ultimi 20 minuti del primo tempo abbiamo avuto una grande reazione. E poi il secondo tempo, i secondi 45 minuti, direi che abbiamo fatto 40 minuti con grande intensità, dove siamo prima di raggiungere il pareggio ci sono stati un paio di salvataggi sulla linea del Palazzolo, due o tre parate importanti del loro portiere. Voi o non voi, diciamo che personalmente io e i ragazzi non potevamo, secondo me, dare di più di quello che si è dato. Sono contento per quanto riguarda il risultato, perché alla fine queste gare, se ci metti un pizzico di sfortuna in più, la perdi. Siamo stati bravi a portarla in porto, però con questo pareggio non cambia niente. Siamo a 41, a 6 gare dalla fine. Diciamo che abbiamo fatto una grande rincorsa, e sinceramente l'unico rammarico che abbiamo dentro noi come gruppo, come squadra, è quello che oggi potevamo avere una classifica più importante. E io penso che oggi ci sono state due squadre che hanno dato vita a una partita, penso, entusiasmante, almeno negli occhi di tutti. Penso che agli addetti ai lavori è stata in questo modo, sia il Licata che il Palazzolo, penso che hanno espresso un gioco, una mole di gioco per vincere la partita. È venuto fuori un risultato di parità, dove a noi, sinceramente parlando, potrebbe, tra virgolette, stare bene, anche se uno gioca sempre per vincere, non per pareggiare, ma ci potrebbe stare bene, perché venire a Licata con un pubblico del genere, incontrare una squadra importante come Licata, secondo me abbiamo fatto un punto importante. Guardi, io in 2 anni che sono a Palazzolo abbiamo vinto un campionato, stravinto un campionato di eccellenza. E dall'inizio del campionato noi siamo sempre nella zona alta della classifica.
Quindi io penso che ai ragazzi e alla mia società non ho nulla da rimproverare. Quindi non ho niente da dire in merito a questo qua. Noi siamo a 41 punti, siamo a 3 punti dalla seconda in classifica. Quindi il Licata è a 3 punti dalla seconda in classifica. Non so se i licatesi sono rammaricati o sono contenti. Io penso che i licatesi devono essere contenti come devono essere contenti i palazzolesi. Licata, guardi, io penso che voi rammari, io penso che il Licata rammarico non ne può avere. Ma tecnicamente, io penso che il Licata ha gli stessi gol, se non vado errato, penso che ha fatto 39 gol come li ha fatti il Palazzolo. E io penso che il Licata è una grandissima formazione. E oggi avere Tiscione e Riccobono e prima Cirillo e adesso anche sto ragazzino che è Manfred, secondo me ha tanta strada da fare. Sto ragazzino per me è un buon giocatore. Abbiamo iniziato bene, poi loro diciamo che hanno sfruttato la loro freschezza e poi anche la loro doti, perché ricordiamo che è una buona squadra questa che sa giocare bene a calcio e gioca meglio in trasferta. Dopo l'1-2 subito siamo andati in buona difficoltà, poi perché sai quando sei sotto la stanchezza si fa sentire, venivamo dalla partita di mercoledì. L'uscita di Lamarca, anche se è stato sostituito ancora una volta egregiamente da Cricchio, e diciamo che il primo tempo è andato via sotto la falsariga diciamo del gol subito. Nella ripresa penso che il Palazzo non abbia mai superato la metà campo, tranne qualche piccola incursione, però non abbiamo mai sofferto. Nel nostro momento migliore dopo il gol potevamo addirittura fare il 3-2, però onestamente sarebbe stato troppo. Penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Lo accogliamo a braccia aperte perché continuiamo la nostra serie, ci mettiamo a 41 punti e siamo sempre più vicini al nostro obiettivo. E dunque queste erano le emozioni negli spogliatoi, certamente soddisfatto il tecnico del Palazzolo, anche Peppe Bassano, insomma Andrea ci è sembrato soddisfatto, effettivamente dico cosa chiedere di più a queste due squadre. Sì, il mister ha detto che c'era un po' di rammarico perché magari con una vittoria la classifica sarebbe stata leggermente diversa, sicuramente maggiormente positiva, però tutti e due è normale che siano soddisfatti dopo una gara del genere. Due squadre che hanno giocato fino all'ultimo, hanno dimostrato di essere ancora vive nelle ultime giornate di questo campionato. Una gara che veramente ha emozionato, c'erano anche dei miei amici di fuori di Ragusa che si sono emozionati forse ancora più di me a vedere non solo la partita ma tutto il contesto. Quindi c'è da essere soddisfatti al 100%, poi ho visto uno stadio più pieno rispetto alle ultime domeniche. Diciamo, è andato tutto bene, è arrivato il pareggio che ti ho detto, per me è un risultato ottimo sia per quello che si è visto in campo sia per gli sviluppi della classifica. C'è stato un episodio, Rosario, a fine partita, giusto anche per confermare il fatto che il pubblico ha assistito a veramente un bello spettacolo di calcio, quando vi siete messi al centro del campo per ricevere l'applauso, non avendo vinto non si era fatta la tradizionale corsa diciamo verso i tre settori dello stadio, invece la gradinata praticamente ha chiamato la corsa, è stato il pubblico che ha chiamato la squadra alla corsa, forse anche a confermare il fatto che veramente, al di là del fatto che non era arrivata la vittoria, il pubblico era veramente soddisfatto insomma di quanto visto. Sì, questa per esempio è stata una bella cosa che ci ha fatto piacere, per cui è ovvio che poi in campo in quei momenti, soprattutto alla fine, c'hai sempre l'amaro in bocca perché magari volevi vincerla a tutti i costi, però poi quando vedi che comunque la gente, il pubblico ti applaude, ti gratifica in questo modo, capisci che comunque quel giorno hai dato tutto quello che potevi dare. Ci dispiace perché al di là di tutto i due punti in classifica ci avrebbero legato ancora di più alle prime quattro, ma avremmo sicuramente chiuso il discorso legato alla salvezza, ovviamente penso proprio a livello matematico, per cui avremmo chiuso un capitolo e ne avremmo riaperto un altro. Ma poco male però, perché comunque ci aspettano ancora 6 partite e noi siamo molto carichi, abbiamo una grande voglia di prenderci ancora delle belle soddisfazioni, abbiamo 6 partite di cui comunque 3 in casa e 3 fuori, molto affascinanti, con squadre già a partire da Messina, Cosenza e via le altre
che ci possono far prendere ancora delle belle soddisfazioni. Purtroppo il campionato sta finendo, anche perché stavamo cominciando a divertirci e non ci resta che far meglio possibile queste 6 partite. Allora, andiamo a vedere i risultati della 28ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Adrano, Real Burni 1-0, Batti Paiese, Interreggio 1-2, con la vittoria della capolista che probabilmente mette il sigillo finale su questa, sulla storia, anche se vedremo ora, parleremo anche del Messina, prossimo avversario del Licata. Poi la sconfitta del Cittanova sul Sambiase 5-0, Licata Palazzolo 2-2, Messina Valle Grecanica 2-1, Nissa Acri 2-0, Nuova Cosenza Marsala 2-0, Nuvola San Felice Noto 2-1, Sant'Antonio Abate Acireale 2-2. Rosario, tu non sei molto d'accordo con il fatto che il discorso in testa è chiuso, però questa vittoria dell'Interreggio a Battipaglia comunque fa capire una cosa, che l'Interreggio è fuori da quella mini crisi che l'aveva, come dire, attanagliata nelle ultime settimane, perché sì, sicuramente, comunque è un campo difficile. Sicuramente le due vittorie che ha avuto contro di noi nelle ultime due settimane gli hanno erano dato, due test probanti. Erano partite difficili, perché comunque battere il Licata sicuramente è stata un'impresa difficile, come anche vincere a Battipaglia. Però sicuramente ancora non credo che sia un discorso chiuso. Mancano 6 partite, hanno 6 punti di vantaggio. Domenica affrontano in casa l'Adrano, che probabilmente si può giocare le ultime speranze, quantomeno, per riaprire il campionato. E dopo mi pare che l'Interreggio vada a Nuvola o giochi in casa col Nuvola. Per cui nell'arco di 2-3 partite, se l'Interreggio, è ovvio, dovesse fare qualche altro passo falso, certo, potrebbe comunque. Tutto questo, dimentichi che domenica c'è Messina Licata, quindi Licata che torna a essere arbitro da quelle parti, dopo esserlo stato nella gara contro l'Interreggio, purtroppo, insomma, per noi, a prescindere, persa. Domenica c'è un Messina Licata che per il Messina è veramente la grande prova di maturità. Sì, sì, è ovvio che hai detto bene, forse non potevano scegliere banco di prova migliore in questo momento, perché il Messina che viene, credo, da 4 vittorie consecutive, se non sbaglio, sì. Quindi penso che nelle ultime giornate sia la squadra più in forma, almeno stando ai numeri, affronta di fatto una delle più in forma, che saremmo noi, per cui ci aspetterà una partita difficilissima. Loro, così come già domenica è successo, avranno un pubblico numerosissimo che li sosterrà, però è anche vero che avranno una partita difficile, perché noi, forti dei nostri 41 punti, di una nostra carica emotiva e di una spensieratezza che, guardando la classifica, ci fa stare, tra virgolette, tranquilli, è ovvio che noi andiamo lì a cercare di fare il massimo, e per cui magari fare uno scherzetto anche a loro, anche perché ovviamente ci potremmo legare a questo gruppetto di squadre. È ovvio che noi, raggiungendo prima possibile quota 42-43, un obiettivo ce lo dobbiamo pur prendere. Chiaro, è logico, poi nell'ultima gara che vedendo la classifica cerchi di arrivare più in alto perché possibile. Perché no? Perché no? Andrea, molto probabilmente, anche se non c'è ancora l'ufficialità, domenica a San Filippo 11 giocatori contro 5.000 messinesi, 3.000 messinesi. Sì, nel senso, sarà chiuso probabilmente il settore ospiti. Sì, sì, sì. Già il CASMS ha dato il via libera alla questura, alla prefettura di Messina, di poter adottare i provvedimenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico, quindi al 99,9% io penso che la trasferta sarà vietata ai tifosi licatesi. Un pubblico messinese che nelle ultime settimane è stato molto presente, domenica c'erano oltre 3.000, circa 4.000 spettatori, quindi sarà giustamente 11 contro una squadra forte che gioca in un ambiente caldo, molto carico, perché loro ci credono. Loro non ci speravano più, a un certo punto non ci speravano, sì, più, si è riaccesa quella. A 6 giornate dalla fine, certo, chiaro, hanno 7 punti, sono tanti. Però sperano sempre, confidano di recuperare qualche punto. Nel ritorno qualche punto, però. Cosa che credo che, insomma, sia sempre difficile, però loro è giusto che comunque. Chiaro, cioè, loro hanno che creda, che tutto l'ambiente speri. 18 punti con di una squadra del genere, loro possono puntare a vincerne 6 su 6 nelle ultime. Hanno le potenzialità per farlo, quindi ci devono per forza credere. Poi se l'Interreggio sarà brava da fare i punti. Certo, 7 punti di distacco senza punti che rientrano, penso che sono incolmabili. Poi
Questo è quello che penso io, però è ovvio che, come ho detto prima, l'Interreggio comunque ha un paio di partite, dove due o tre partite, certo, dove si decide il campionato. Se riuscirà a continuare su questa tendenza qui, e quindi riuscirà a vincere queste due partite, è ovvio che poi a quel punto se mantiene questo distacco fino alla trentesima, alla trentesima, penso che sia oltre, finito. Domenica prossima al Messina, dopo che gioca con noi, va a Cosenza, per cui c'è anche da capire, certo, gli incroci. Questo, è ovvio, sì, che poi lì una delle due, per forza, certo, di cose, deve tirarsi fuori. Allora, quindi, leggiamola questa classifica, con l'Interreggio che è prima in classifica con 51 punti, poi il Cosenza e Nuvola San Felice, verrà sorpresa, di questo campionato con 45 punti, dietro Adrano e Messina 44, e poi Licata e Palazzolo 41 punti, Battipagliese 40, Acri 39, Marsala, Serre Alburni, Noto 34, Sant'Antonio Abate e Sambiase 32, Acireale 31 punti, 29 punti per la Nissa, 28 per la Valle Grecanica, 18 Cittanova Interpiana. Altra squadra rivelazione di questa fase del torneo, Andrea, la Nissa, che esce praticamente, aggancia il treno dei play-out, e non dispera pure, insomma, potrebbe anche, guardando la classifica, potrebbe anche disputarli da una buona posizione. Domenica va a Lamezia col Sambiase, e lì sarà il vero banco di prova, certo, per la Nissa. Uscire indenni da Lamezia significa per la Nissa poter ambire quantomeno a giocare in casa playout, e questo non è poco, non è considerando il campionato che ha fatto la Nissa all'inizio, e considerando questa rimonta adesso che è arrivata la tranquillità con il cambio di proprietà, una società nissena, e i risultati si sono visti, sono arrivati i rimborsi spese, gli stipendi, quindi i giocatori adesso non hanno attenuanti, infatti stanno dando il massimo. I risultati si vedono, per la prima volta la Nissa aggancia i play-out, e poi potrebbero anche approfittare del fatto che Acireale e Sant'Antonio Abate potrebbero essere penalizzate anche di un punto per vicissitudini, per mancati appunto emolumenti pagati dai giocatori dell'anno scorso. Quindi la Nissa è ancora in gioco, si potrebbe anche salvare. Poi ci sono squadre rosarie come il Marsala che appaiono veramente in caduta libera. A questo punto non basta aver fatto un grande girone di andata per potersi dire di essere fuori dai play-out, anzi il Marsala ormai ce l'ha proprio alle spalle play-out. No, vabbè, certo, però è ovvio che mancano sei partite. Guardare la classifica poi è una classifica virtuale, perché di fatto se ti prendi il calendario e guardi quello che deve succedere, certo, allora domenica la Acireale giochi in casa col Cittanova, per cui già la Acireale, fai conto che ha 34 punti. Il Marsala tra due partite giocherà in casa col Cittanova, per cui il Marsala domenica c'ha, adesso non ricordo se gioca con la Battipagliese in casa, credo il Marsala, no? Poi vedremo il prossimo turno. Mi pare che giochi in casa il Marsala. Se ce l'abbiamo il prossimo turno, vediamolo a questo punto. Per cui che significa? Che se riuscisse... Ecco, il Marsala gioca in casa con la Battipagliese. Allora, domenica il Marsala si gioca il 90% della sua salvezza. Al di là, certo, della classifica, se domenica dovesse battere la Battipagliese, poi viene qui da noi, però poi dopo in casa potrebbe fare, certo, raggiungere la salvezza, ancora, comunque arrivare a 40, tre giornate dalla fine, col Cittanova. Per cui bisogna anche andare in quest'ottica. Certo, certo, è che il Marsala di... due mesi fa, di tre mesi fa, nessuno lasciava intendere, insomma, a questa situazione. Però poi, siccome è un campionato dove fino alle ultime giornate, con gli incroci, poi possono succedere sempre cose un po' particolari, per cui, come è successo al Cittanova, può succedere che qualche squadra, come magari sembrava la Nissa, che dovesse mollare totalmente, invece sta riaprendo, per fortuna anche nostra, perché poi alla fine, chiaro, va a togliere punti. È, certo, ovvio che una squadra che gioca toglie punti, magari noi ci abbiamo già giocato, per cui più punti riesce a togliere alle altre, meglio è per noi. Però anche Sant'Antonio Abate, per esempio, ha un calendario difficilissimo, perché deve incontrare tutte le prime, una dopo l'altra, comprese noi all'ultimo. E bisognerebbe guardare queste sei partite e capire dove ogni squadra, a che punteggio può arrivare. Per fortuna nostra ci siamo tolti subito da questo gruppone, perché poi entri in un meccanismo dove si salvi chi può, poi magari... che casca chi che gioca col Cittanova c'ha tre punti, casca chi già ci ha giocato come chiaro, noi, e ancora affrontava un altro Cittanova, per fortuna nostra abbiamo vinto, però, certo, noi abbiamo incontrato una squadra che non è questa che prende sei gol ogni partita, chiaramente, e non è la stessa che c'ha, certo, è la stessa che ci ha battuto, facciamo finta che il nostro campionato sia cominciato la seconda, non è la stessa che ci ha battuto la prima giornata. Allora andiamoci a vedere invece cosa è successo nel corso della 28ª giornata con i servizi, i gol delle partite della domenica. E
sul San Vito per le immagini di Enzo Lenetti e Michele Cava, appunto delle immagini sia dalla tribuna ma anche dalla curva, con l'occhio dei tifosi che andrà a vedere le azioni più importanti. Inizia il Cosenza con questo cross di Fiore molto attivo sulla destra, parte da posizione arretrata, mette ancora un pallone verso il centro, nessuno ne approfitta, un po' all'indietro, poi l'unico tiro in porta da parte del Marsala che impegna per così dire Franza, la risposta del Cosenza con Romano, avete visto il tiro, e poi di Arcidiacono sempre fuori dallo specchio, e poi la prima richiesta di calcio di rigore perché c'è l'atterramento di Arcidiacono che si danna, ma niente da fare, ancora Cosenza, ancora Arcidiacono, questa volta è Biondo che manca l'appuntamento con il gol da pochi passi. Siamo nel secondo tempo, il Cosenza è tutta un'altra cosa, molto più attivo, Mocero che non è in perfette condizioni, in settimana difficile la sua, comunque si dà da fare e impegna il portiere Di Masi, avete visto questa azione con il fallo di mano probabile di Genesio, la rivediamo proprio dalla curva con il contatto che sembra evidente, ancora Cosenza, ancora palla verso il centro, Biondo non approfitta di questo cross, poi entra in scena Marano appena entrato e subito si procura un calcio di rigore con questo dribbling sul suo avversario, si tratta di Pergolizzi che lo mette giù, lo rivediamo da altra posizione, altra angolazione, calcio di rigore, questa volta Boggi concede, dove aver ammonito di tutti e di più nel Cosenza, la parata di Di Masi e poi Fiore, l'esultanza di Adriano Fiore la guardiamo anche dalla curva perché è davvero bella, grintosa, con un Adriano Fiore che scatta verso la curva e poi va a salutare i circa 1000 tifosi del San Vito, sempre pochi, con questa rabbia che contraddistingue il Cosenza in questo momento, un secondo tempo giocato davvero bene, Cosenza che però dopo il gol ha sprecato tantissimo, prima un tiro di Mocero, poi un'altra azione con Mocero che salta l'uomo, lo lascia sul posto, mette al centro ma non si chiude il triangolo, poi ancora Mocero servito bene con Di Masi che para in due tempi, il Cosenza con Arcidiacono che arriva quasi fino in fondo, poi trova un piedino dell'avversario che evita il passaggio per Longobardi all'indietro, azione capovolta con Marano per Arcidiacono e l'erroraccio e poi l'occasione per il Marsala con Palmiteri che serve verso il centro, palla respinta corta, arriva Genovese e Franza si supera salvando il risultato. Cosenza che insiste, Longobardi trova Di Masi ma poteva fare meglio qui l'attaccante del Cosenza e poi ancora su questo calcio d'angolo la lunga corsa di Potestio che viene trattenuto ma resiste alla carica, va ancora Potestio, supera l'ultimo uomo, il pallone che avanza, Arcidiacono che partiva dalle retrovie che ribadisce in rete il gol del 2-0, siamo nei minuti di recupero, rivediamo anche questa azione dalla curva con l'ultimo tratto con Potestio che serve Arcidiacono, il gol e l'esultanza di Arcidiacono che tira fuori la mitraglia per l'occasione e chiude il match ammazzando fra virgolette il Marsala all'ultimo secondo. Troppe le occasioni sprecate per l'Adrano, troppa la tensione dentro e fuori il campo per entrambe le squadre. Nonostante tutto, i biancazzurri dell'Adrano battono allo stadio dell'Etna il Serre Alvurni per 1-0, in una gara che non regala forti emozioni, ma che di certo regala 3 punti d'oro alla squadra di Pippo Strano. Ho 2 sconfitte, aspettavo una vittoria magari per fare morale alla squadra, voglio dire tutti quanti, e salire un altro pochettino la classifica. Adesso siamo al 3° posto e continuiamo adesso con altre partite di fare altri punti il più possibile. Una partita lenta, giocata a senso unico dall'Adrano, che stenta a trovare la via della rete. Il primo tiro dei padroni di casa arriva al 9° minuto, Strano tenta la sortita, ma il suo calcio è senza forza. L'Adrano si rende ancora pericoloso alla mezz'ora, Di Mauro passa a Malvuccio, bravo il portiere Spicuzza a parare. Ancora Catania tira una punizione che mette in difficoltà la difesa, salva la situazione il portiere. Nella ripresa non accade nulla di particolare, bisogna attendere il 33esimo quando Capitan Di Mauro sblocca il risultato. L'azione nasce da una punizione calciata da Catania con Di Mauro che indirizza la palla in rete di testa per un gol sin troppo importante. Negli ultimi 10 minuti di gioco il Serre Alvurni, che per tutta la gara è sembrato quasi non essere in campo, reagisce attaccando con una certa pericolosità, ma interviene bene il portiere Lingua Glossa che salva risultato e partita. Tantissimi sprechi nella misura in cui fai le manovre, lavori bene e manca non la rifinitura, manca il tocco finale e a volte quando
non riesci a sbloccare le partite, rischi anche di, oltre di non vincere, di subire qualche beffa, considerando anche che tutti i miei attaccanti sono in infermeria. Fortunatamente oggi abbiamo recuperato Roberto Pasca, gli ha dato una mano importante, però i ragazzi hanno dato l'anima come l'hanno data mercoledì. Oggi ci è andata bene che Di Mauro ha tolto le castagne dal fuoco, l'altra volta abbiamo subito anche le conseguenze. Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il San Biase espugna, come da pronostico, il campo di Bocale battendo 5-0 nel derby un Interpiana, come sempre in emergenza. Troppo giovani ed inesperti, Regine Di Pasculli al cospetto di un San Biase che si mostra cinico e riesce a sbloccare dopo appena 3 minuti con Radicchio, autore di un poker. Primo tempo chiuso sul 3-0 e poi ritmi più blandi nella ripresa, con altri 2 gol dei giallorossi. Mister Erra schiera la medesima formazione che ha avuto la meglio sull'Adrano una settimana fa, con la sola eccezione di Martello al posto dello squalificato Carrato. Dall'altra parte 11 elementi under 22 e solo 17 giocatori in distinta. Dopo un minuto Mandaranno dalla destra prova a girare in porta, non inquadrando lo specchio. Al successivo assalto i giallorossi passano. Punizione di Lio da posizione defilata, palla in mezzo per la testa di Radicchio che infila alle spalle di Contino. Gara subito in discesa per Morelli e compagni che si riaffacciano in avanti all'11° con Lio che da destra prova la botta deviata in angolo dall'estremo difensore di casa. Al 15° arriva il raddoppio. Bella azione di Fabio sulla sinistra, palla quasi sulla linea per Radicchio che deve solo spingere in rete. Prosegue il monologo giallorosso, pallonetto di Radicchio al lato al 20°. 9 minuti dopo, palla dentro di Martello per la testa di Mandaranno, incornata, neutralizzata da Contino. E subito dopo il gol del 3-0, ancora con un servizio di Fabio per la tripletta personale di Radicchio. E l'attaccante spedisce a lato poco dopo, imbeccato da Ocolie. Sul finire di tempo, al 43°, la prima sortita offensiva dell'Interpiana con Matiot che calcia da fuori sfiorando l'incrocio dei pali. La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo, con una conclusione di Matiot, questa volta però bloccata da Andreoli. Al 10° arriva il poker di Radicchio che ribadisce in gol di testa un pallone vagante in aria dopo la conclusione ribattuta Ocolie. Per l'attaccante pugliese il 6° gol nelle ultime 2 partite dopo la doppietta di domenica scorsa all'Adrano. Passa ancora un minuto e Radicchio va vicino alla cinquina sul cross di Cristaudo. Sul 4-0 il San Biase comincia a tirare i remi in barca. Sul fronte opposto, Iannazzo al 16° approfitta di una distrazione dei giallorossi trovando in affanno la retroguardia. Tiro bloccato da Andreoli. E il portiere giallorosso si ripete anche al 23°. 2 minuti dopo, bella palla di Calidonna da poco entrato, non ci arriva per un soffio Perri, anche egli subentrato nel corso della ripresa. Diagonale di Mandaranno al lato al 26°, quindi al 31° il gol del 5-0 con Ocolie che raccoglie un pallone ribattuto dalla difesa e incrocia sul secondo palo. La gara termina qui, 5-0 per il San Biase che si porta così a quota 32 punti in classifica. Reduce dal pareggio esterno di domenica scorsa sul campo del Valle Grecaniche e dalla vittoria sul Marsala nel recupero di mercoledì, la Nissa chiude la settimana come meglio non avrebbe potuto, cioè con la netta vittoria sull'Acri che le regala 3 preziosissimi punti. Per cui ora, lasciatasi alle spalle le ultime 2 posizioni della classifica, la squadra di Marra comincia a credere sempre di più nella possibilità di giocarsi la salvezza attraverso i play-out. Vittoria preziosissima quella conquistata oggi dalla Nissa sull'Acri, ottenuta con una prestazione generosa che ha ricevuto l'incondizionato sostegno dei propri tifosi. Sono stati per prima gli ospiti al 12° a farsi notare in area biancoscudata con Levato, che raccogliendo una corta respinta della difesa biancoscudata ha calciato a rete senza tuttavia creare grane a novembre. La replica della Nissa è arrivata al 22° sul calcio di punizione dal limite battuto da Avola, egregia la deviazione in angolo del portiere ospite Mauro. Al 38° la Nissa è passata in vantaggio, lancio dalle retrovie di D'Angelo, buona difesa del pallone da parte di Rabbeni e tiro diagonale basso che ha sorpreso Mauro. Nissa ancora in gol ad inizio di ripresa, dopo 1 minuto e mezzo infatti su cross di Bruno, Buttigè si è trovato nelle condizioni ideali per battere Mauro. Si aspettava la reazione degli ospiti, invece è stata ancora la Nissa, agendo di rimessa, ad andare molto vicino al 3° gol. A salvare l'Acri è stato sempre Mauro, provvidenziale sia al 10° minuto nell'uscita su Sassano ben servito da Bruno, che al 20° quando ha chiuso lo specchio della porta a Rabbeni che era riuscita a svincolarsi dalla marcatura del proprio controllore. Nel finale, a parte l'espulsione di Foderara al 42° per un brutto
tutto fallo su Guerreri, null'altro da segnalare se non la gioia finale di giocatori e tifosi biancoscudati per la decisa risalita in classifica. Ancora una vittoria per il Nuvola San Felice, che ha sconfitto il Noto per 2-1 grazie ai gol di Bacio e Gaglione. Non ha compromesso il risultato neanche la doppia espulsione ai danni dei Nolani, che pur giocando in 9 hanno portato a casa il successo. Una partita nervosissima quella contro i Siculi, oltre a Schettini e all'Agnena, l'arbitro ha spedito fuori dal campo anche l'allenatore Di Maio e il secondo portiere Velardo dopo le accese reazioni per il rigore assegnato al Noto. Primo tempo unilaterale con il Nuvola che domina il campo, i bruniani assiedono la porta avversaria, mancando il gol prima con Gaglione al 12esimo, assist di Coppola parata del portiere siciliano, poi con Schettino al 15esimo e con Bacio al 18esimo con la palla che va sopra la traversa. Due minuti più tardi il Nola si fa nuovamente pericoloso con Gaglione, ma la rete sembra stregata. Il gol arriva al 45esimo, Bacio serve Gaglione che non sbaglia. Secondo tempo con una reazione del Noto, ma soprattutto con l'espulsione di Schettino che lascia i Nolani in 10, ma le azioni dei Siculi non vanno a buon fine e il nervosismo si impossessa della partita. Di Maio viene espulso dalla panchina, al 67esimo Bacio raddoppia dopo un lungo dribbling, animi già tesi vengono infiammati dal rigore concesso dal fischietto di Termoli alla squadra ospite inesistente per i padroni di casa. Dopo le proteste vengono espulsi l'Agnena e Velardo, ma ormai la partita è chiusa e il Nuvola può godersi la vittoria e la conferma del secondo posto. Soffrire fino all'ultimo è prerogativa di questo acireale targato Gardano, che nell'ultima trasferta della stagione oltre lo stretto a Nocera superiore, campo neutro e porte chiuse, domina in lungo e in largo e per questione di minuti non perde la partita, rischiando poi addirittura di vincerla. L'avvio molle e disattento dei Granata poi spiana la strada subito al vantaggio dei locali, che su un'azione insistita sfruttano l'immobilismo difensivo di Fascetto e compagni e proprio Vitale fa 1-0, raffreddando il morale della Cireale, che però si rianima alla distanza. Al 18esimo Dumitrasco con la punta manda in bocca a Dauria, poi al 21esimo D'Adamo non riesce a tenere bassa la sfera. Un minuto e di nuovo gli accesi bussano alla porta dei campani, stavolta il colpo di testa di Savonarola è troppo centrale. Si gioca a senso unico verso la porta di Dauria, che al 27esimo si salva grazie ad una provvidenziale deviazione sul colpo di testa di Aiello, poi dal calcio d'angolo seguente Mautone prova la zampata vincente ma non trova l'angolo giusto. La squadra di Gardano comanda e diverte, ma non ne vuole proprio sapere di far gol. Poi al 46esimo l'arbitro, il signor Della Valle, non concede un calcio di rigore solare su cinturaggio in area ai danni di Savonarola. Tra le proteste degli accesi così si va alla ripresa e come nel primo tempo l'approccio dei Granata non è dei migliori. Al sesto D'Adamo si fa male ed entra Tomarchio, ma al nono il Sant'Antonio Abate nella terza azione offensiva della sua partita raddoppia. Vitale supera Fascetto con un sombrero e poi con un dolce pallonetto scavalca pure Zelletta. 13esimo centro in stagione per l'attaccante campano, costante minaccia ogni qualvolta tocca palla. La successiva traversa di Panepinto poi al decimo su punizione è una mazzata per il morale dei Granata, che meriterebbero di vincere ed invece sono sotto di due. Entra Iannelli per Zumbo, Gardano tenta il tutto per tutto, al 17esimo altra punizione di Panepinto, stavolta para Dauria, poi break dei locali con un tiro dai 30 metri di Morella. Il cielo si rabbuia come il morale della Cireale e i nervi di Gardano saltano, Della Valle così lo caccia fuori, Vitale intanto continua ad imperversare e a creare pericoli da solo, ma quando il numero 9 Sant'Antonese lascia il campo per esaurimento scorte di carburante, il vento cambia. Al 31esimo sul cross di Savonarola Mattera è ingenuo nel saltare col braccio largo, calcio di rigore che Fascetto da specialista puro non fallisce riaprendo la partita. La Cireale si riversa in avanti lasciando spazio alle ripartenze dei locali, ma Mautone al 40esimo è super ed è anche grazie a lui se al minuto 42, dopo che Aiello ha tentennato troppo prima di calciare, Silvestri con una rasoiata non pareggi i conti, scegliendo giorno e momento migliori per realizzare il suo primo gol in Serie D. Rimonta completata, Martone va in tilt e l'arbitro caccia pure lui. La Cireale sulle ali dell'entusiasmo prova clamorosamente a vincerla allora, ma il colpo di testa di Fascetto al 90esimo finisce di non molto al lato ed il tempo a disposizione ormai è finito. 2-2, sesto risultato utile consecutivo per la Cireale, ancora imbattuta nel post
Marino e con un carattere vistosamente diverso. Qualcosa è cambiata, sì, per il gioco altri forse avrebbero pure vinto, ma il vecchio Acireale avrebbe quasi sicuramente perso. Allora Andrea, tra quelle che abbiamo visto, qual è la gara che insomma ti è più piaciuta? Qual è il risultato? Ma diciamo che le squadre di testa che hanno vinto come Cosenza e Nuvola sono state sicuramente due belle gare. Il Cosenza ha messo sotto un Marsala che, sebbene se la sia giocata la partita al San Vito, poi è caduto nel secondo tempo con il gol di Fiore, poi al tempo scaduto è arrivato il raddoppio della squadra di Tommaso Napoli. Poi anche il Nuvola contro un avversario scorbutico come il Noto ha fatto un'ottima gara, quindi alla fine questi due risultati diciamo sono stati quelli più decisi. Poi abbiamo anche una vittoria del Ladrano che si è ripreso dopo due sconfitte consecutive con il Serre Alburni. Poi Cittanova San Biase, sin troppo facile quel 5-0, un poker di Radicchio che diciamo che dopo non aver segnato per tutto il campionato ha fatto 4 gol al Cittanova. Adesso poi vedremo più il Messina, sì, che è stata anche una bella gara con la Valle Grecanica che ha messo in difficoltà il Messina. Risultati a sorpresa se ce ne sono state, dico, a parte la vittoria del San Biase fuori casa col Cittanova, diciamo che l'unica vittoria fuori casa è stata quella dell'Interreggio, segno che il fattore campo comincia veramente a essere ora importante. Sì, indubbiamente diventa difficile andare a fare punti fuori casa e questa cosa qui ci deve far prendere, soprattutto in virtù delle tre trasferte che ricordo sono Messina, Cosenza e Sant'Antonio Abate che affronteremo, e vedendo Ladrano che comunque in casa vince con Serra Alburni ci deve far capire che noi mercoledì nell'infrasettimale siamo andati a prendere un risultato importantissimo in un campo che, sebbene così ad occhio, sicuramente non è un campo di quelli che tu non puoi espugnare, perché è tutto il contrario, però Ladrano in casa si è fatto i punti e si fa rispettare. Credo che sia una delle squadre che abbia fatto più punti in assoluto in casa. Noi siamo andati a vincere, questo ci deve far capire e ci deve dare forza che domenica a Messina dobbiamo andare a fare noi la nostra partita, dobbiamo riuscire a cercare di fare il massimo, se riusciamo a vincere meglio, e così deve essere anche per le altre trasferte. Non abbiamo niente da perdere, anzi ce l'andiamo a giocare, e queste sicuramente possono essere un ulteriore banco di prova per tutti noi. Ed è legata che a Bendonde può anche pensare di andarselo a giocare alla grande Messina, perché molto spesso da alcune trasferte sono arrivati risultati, devo dire, nella migliore delle ipotesi nessuno si aspettava questa vittoria infrasettimana da Drano, ci aspettava un pareggio, un qualcosa di, anche perché dico non si giocava col coltello tra i denti, però è una squadra ordinata, Andrea, che è andata a giocare, ha fatto il gol, si è difesa bene, la Drano non ha mai praticamente... Abbiamo sofferto poco, è stata una gara ben interpretata, un ottimo primo tempo quello dell'Ellicata che speriamo di ripetere già domenica. Sicuramente domenica da chi avrà da perdere il Messina che si gioca veramente con l'Ellicata gran parte del prossimo futuro in questa stagione. Vediamo invece cosa ha fatto proprio il Messina domenica ancora a San Filippo contro la Valle Grecanica, quindi Messina Valle Grecanica con la vittoria di Corona e compagni. Inizio stagione sugli spalti del San Filippo per spingere la squadra alla vittoria contro la Valle Grecanica nella prima gara di un doppio turno interno consecutivo. Prima palla gol per Corona al sesto minuto, conclusione che termina al lato. Al sedicesimo minuto arriva il gol del Messina, il colpo di testa di Occhi Pinti non lascia scampo a Nucera. Cross di Grillo, vedete il colpo di testa del difensore centrale e palla nel sacco per la rete del vantaggio peloritano, 1-0. Valle Grecanica che però non si dà per vinta, è sempre il solito Ikea a seminare lo scompiglio nella retroguardia di casa, poi Citro apre per Manganaro, questa la conclusione dell'esperto giocatore calabrese. Sospiro di sollievo del Messina che si riporta in avanti e crea le premesse per il gol del 2-0. Al ventesimo minuto Dall'Oglio non riesce a controllare il pallone, via libera a Corona, tiro a botta quasi sicura, salva Nucera, poi Cocuzza non riesce a mettere il pallone in porta. Sfiora quindi il gol del 2-0 la formazione di casa, ancora al tiro con Corona.
al 27esimo minuto si creano le premesse per il gol del 2-0. Scatenato Cocuzza, viene trattenuto per la maglia da Laurendi, continua nella sua azione di Dio, poi ancora Corona, conclusione che viene sporcata, pallone che termina in calcio d'angolo. Sul corner successivo Grillo mette il pallone in mezzo, Nucera non trattiene, per Cocuzza è un gioco da ragazzi mettere dentro il pallone numero 13, è infatti il suo 13esimo gol in questo campionato con la maglia del Messina. Sembra che la gara sia in discesa, soprattutto dopo che Coppola alla mezz'ora colpisce in pieno la traversa dopo la deviazione del portiere. La Valle Grecanica però riesce al 39esimo minuto a trovare il gol del 2-1 grazie a una invenzione di Citro. Bel colpo d'occhio, certamente, bel colpo d'occhio gli spalti del San Filippo, e domenica è attesa anche, se possibile, più gente, insomma, per questo derby con il Licata, che non avrà tifosi ospiti, tifosi che potranno raggiungere Messina da Licata. Andrea, il Licata è veramente atteso da un ambiente molto molto caldo, una squadra che vuole vincere, insomma, ma il Licata continuerà a sognare. Ha una gara difficile, ovviamente, inutile nasconderlo, però come ha detto Rosario, il Licata andrà ad affrontare questa partita in maniera spensierata, consapevole dei propri mezzi, perché se siamo a quota 41 non è un caso. Quindi noi non abbiamo niente da perdere. Loro invece hanno veramente bisogno soltanto di vincere, quindi questa troppa foga di ottenere il risultato pieno potrebbe tirare un brutto scherzo al Messina, che non si è visto nelle immagini che sono state un po' tagliate in maniera casalinga domenica, non da Ezio, non da Ezio ma dal corrispondente di Messina, ma la Valle Grecanica ha fatto vedere i sorci verdi al Messina per buona parte della gara, soprattutto sulla fascia sinistra, con Ike che sistematicamente ha saltato l'uomo e per poco non passava in vantaggio la Valle Grecanica. Quindi alla fine è una squadra che specialmente sugli esterni soffre, quindi se noi sfruttiamo le doti dei due nostri uomini migliori per quanto riguarda i gemelli del gol, come li avete battezzati, i gemelli del gol, perché sono i due capocannonieri della squadra, quindi alla fine Riccobono e Tiscione penso che possano veramente far male a questa difesa, che non è sicuramente una tra le migliori del campionato. Poi se guardiamo il centrocampo, guardiamo l'attacco, sicuramente hanno dei giocatori molto forti, da Coppola a Cocuzza, che per adesso è l'attaccante più in forma di tutta la Serie D. Però se noi facciamo una gara ordinata e cerchiamo anche di imporre noi il gioco, il Messina sicuramente avrà dei problemi. Rosario, all'andata per te non fu una gara fortunata, sei dovuto uscire dopo pochi minuti, domenica ci tiene ad essere in campo, perché insomma, a parte il fascino di una sfida tra Messina e Licata, tu sei anche un ex. Sì, è ovvio, ci tengo per tanti motivi. Però bisogna anche vedere, valutare bene durante la settimana, abbiamo ancora tanti giorni davanti, purtroppo mi dispiace, mi è dispiaciuto tanto nell'ultimo periodo non essere riuscito a far parte, diciamo, della squadra, del gruppo, e ho provato a stringere i denti domenica, anche perché la condizione muscolare era, diciamo, ormai guarita, però la dimostrazione che però quando non stai completamente bene puoi solamente danneggiare è il tuo fisico e ovviamente anche la squadra, per cui eviteremo sicuramente di prendere delle decisioni affrettate oppure magari dettate dalla troppa voglia, anche perché poi ci sono altre partite molto importanti, però sicuramente se ci sarà solo una possibilità per comunque essere a disposizione della squadra, sicuramente non mi tirerò indietro. Cosa non deve fare Licata domenica per uscire indenne da San Filippo? Bah, di certo avere timore, andare a fare una partita guardinga o andare a fare una partita di attesa, questo perché non è nelle nostre caratteristiche. Tutte le volte che per un motivo o per un altro ci siamo fatti prendere dalla foga o magari soprattutto dagli avversari e quindi siamo rimasti o troppo dentro la nostra metà campo oppure abbiamo cercato di portare a casa un risultato positivo magari buttandoci solo sulla fase difensiva, abbiamo fatto sempre fatica. Noi siamo una squadra che deve sfruttare al massimo le nostre caratteristiche, per sfruttare le nostre caratteristiche deve giocare l'attacco.
deve giocare all'attacco mantenendo sempre i giusti equilibri, sfruttando sempre quelle che sono le caratteristiche dei nostri piccoletti, i gemelli, come li chiamate voi, o comunque sia degli esterni, con una fase difensiva attenta, e si deve giocare la partita senza avere timore. E secondo me, se noi giochiamo così come stiamo facendo adesso, noi facciamo veramente paura a Messina e sono sicuro che possiamo portare a casa il risultato. Andrea, in un flash, l'andata del Messina fu la squadra che è stata la squadra che fino ad oggi Aldino Liotta ci ha più impressionato. Probabilmente quello era Rollicata che entrò veramente col timore in campo e uscì indenne dal Aldino Liotta con una buona dose di fortuna. Sì, quella con il Messina nell'andata penso che sia stata l'unica gara in cui non abbiamo veramente meritato il punto che abbiamo guadagnato, perché il Messina meritava di vincere in quella partita. Noi abbiamo fatto una gara troppo d'attesa dopo il gol che siamo passati in vantaggio con rigore di Cirillo, poi non abbiamo sostanzialmente più giocato. Abbiamo lasciato il fianco alle loro ripartenze, loro hanno segnato, hanno preso due pali e una traversa. Quindi dobbiamo evitare sicuramente quell'approccio alla gara, che ci può stare. Alla fine hai un avversario blasonato, hai dei giocatori che hanno visto altri palcoscenici, quindi magari già ritrovandoteli davanti può scattare qualcosa a livello psicologico, però ormai dopo che le abbiamo viste davvero tutte, siamo passati dall'inferno al paradiso quasi, quindi adesso ce la possiamo giocare in maniera molto più tranquilla col Messina, senza avere proprio l'assillo di dover fare per forza un risultato pieno, perché i tre punti, diciamo, servono per il prestigio, però anche se arriva un pareggio sicuramente non è da buttare con la nostra posizione di classifica. D'accordo, siamo in chiusura, quindi domenica al San Filippo, partita che comincerà chiaramente alle 15, Messina-Licata, gara che sarà vietata ai tifosi del Licata per quanto successo all'andata al termine del match. È un Licata che va a giocarsi una gara con la serenità di chi sa di aver fatto già tanto e di poter ancora chiedere qualcosa a questo campionato, ma senza l'assillo di dover per forza fare punti. E chissà se domenica alle 18, alle 18.30, dove non ci ritroveremo con Messina e Licata appaiati in classifica a 44 punti. Tutti chiaramente i pronostici, gli addetti ai lavori, danno comunque la vittoria del Messina per tutta una serie di situazioni, ma questo Licata ci ha insegnato che può veramente stupire. E allora domenica l'appuntamento è sulle radio, davanti ai computer, insomma, per seguire in qualche modo questo Messina Licata, e poi la settimana dopo a commentarlo ancora qui nel nostro salotto sportivo con Extra Time. Grazie ad Andrea Camilleri per essere stato anche questa sera con noi. Andrea, buonasera. Grazie a Rosario Lamarca, in bocca al lupo per la settimana e speriamo veramente di vederti in campo domenica con la maglia gialloblu al San Filippo. Grazie a tutti voi per essere stati anche questa sera a seguirci. Buonanotte a tutti e appuntamento la prossima settimana. Questo programma è offerto da